e ben ritrovati a tutti a questa nuova e soprattutto ricca puntata di Lunedì di Rigore, presentata come ogni lunedì dagli avvocati Gigino Ruocco e Agostino Di Spirito. Questa sera ospiti studio l'avvocato Nicola Botti e l'avvocato Donato D'Aiuto. Buonasera. Buonasera. Questa sera è una trasmissione che definisco un po' frizzante, perché ci sono tanti argomenti da discutere e quindi vorrei introdurre questa trasmissione facendo vedere le immagini e soprattutto un'intervista conseguente la partita. Quindi chiederei alla regia di mandare subito le immagini di Gelbison Cavese con le interviste, anzi con la intervista, perché le altre non erano interviste. Terzo successo consecutivo per la Cavese di Aldo Papagni contro la Gelbison porta bene il turno infrasettimanale agli Aquilotti, che le ha visti vincenti sul difficile terreno del Giovanni Morra di Vallo della Lucania. Una vittoria sofferta e maturata nei minuti dell'extra time grazie alla rete messa a segno da Criniti quando mancavano due minuti al termine dei quattro di recupero concessi dal signor Mastro Giuseppe di Sulmona. Un risultato che consente alla squadra metediana di consolidare la leadership del torneo e tentare la fuga verso la Lega Pro. La cronaca. Le immagini montate da Alfonso Ceruso ci portano al quinto minuto. Su azione d'angolo la Gelbison prova a rendersi pericolosa con un tiro di Desio parata a terra da Conti. Passano pochi minuti e la Cavese prende il sopravvento sulla squadra rossoblù. Al settimo, infatti, la Cavese si porta al tiro con Varriale al termine di un'azione di contropiede, ma la sua conclusione è alta. Al dodicesimo, Danna inizia le prove generali al gol. D'Ancora con un lungo lancio serve Varriale, che di prima intenzione gira al centro per Danna, che conclude a rete, ma la palla finisce sull'esterno della porta difesa da D'Agostino. Al diciannovesimo ancora Danna su punizione, D'Agostino respinge di pugno. La Cavese spinge al ventesimo, sfiora la marcatura con Varriale che su cross di Padovano dalla destra esalta i riflessi dell'estremo vallese che devia in angolo la sfera. La Gelbison si rivede dalle parti di Conti al ventiseiesimo, un cross di Marmoro finisce sulla testa di Dideo che nel tentativo di liberare devia la palla sul palo interno della propria porta. La sfera danza pericolosamente in aria, poi ci pensa D'Ancora a liberare definitivamente. Passata la paura, la Cavese prende a macinare gioco e al 33esimo passa in vantaggio. D'Ancora con un lungo lancio serve Criniti che gira la sfera per Varriale che a sua volta fa sponda per Danna che dall'altezza del dischetto con un tiro a giro insacca per lo 0-1. Al 38esimo squillo dei padroni di casa che recuperano palla su Dideo con Torraca il quale serve Muro che da dentro l'aria tira con poca convinzione. Conti è attento e blocca a terra la sfera. Nella ripresa i padroni di casa entrano in campo decisi e pareggiano subito le sorti dell'incontro. Al primo minuto di gioco, infatti, su tiro dalla bandierina Giordano, appostato a pochi metri dalla linea di porta, segna il gol dell'ex e fa 1-1. Dopo il pareggio la gara cala di intensità, anche se sono gli Aquilotti che tentano con più convinzione la via della rete. Al 68esimo ci prova Criniti, D'Agostino respinge di piede in angolo la sfera. All'83esimo De Rosa, entrato in campo da pochi minuti, batte un calcio d'angolo per Varriale che sottoporta, mette sul fondo la sfera. Pochi minuti dopo sono i padroni di casa che sciupano una chiara occasione da gol con Meiri che tutto solo colpisce male la sfera a pochi passi dalla porta. A gol mancato, gol subito. Al 93esimo, in pieno recupero, la Cavese piazza il colpo del KO. Donnarumma effettua una rimessa laterale con un lungo lancio. La sfera, deviata da Varriale, giunge a Criniti, che con un tiro di sinistro al volo insacca per l'1-2. Finisce qui il derby con i rossoblù cilentani. La Cavese vince e mantiene inalterate la distanza dal Siracusa e allunga ulteriormente sulla Frattese. Sicuramente se è stata messa questa formazione penso che questa sia stata sia la migliore formazione da mettere, sicuramente. L'assenza del mister come si giustifica in questa conferenza? Si è già dimesso? No, non si è dimesso affatto, ha delegato me per non so per quale motivo, forse aveva dei... Forse il mister deve rispondere di alcune cose, non è che si deve nascondere dietro... Ma
A questa domanda non posso rispondere. Non si deve nascondere dietro. Questo non posso rispondere, guarda. Io penso che sono qui e ho tutta l'autorità per rispondere, perché sono... Ho il diritto di parlare. Posso rispondere esclusivamente su cose tecniche, su quello che è accaduto in campo. Ma non devi diminuire la persona, cioè, No, mi dispiace. Allora, ripeto ancora una volta, rispondo solo a domande tecniche, va bene? Grazie. A rispondere a domande tecniche. Sono qui, se qualcuno ha delle domande tecniche sulla partita, sui problemi della società io non posso rispondere. Allora, sulla partita vorrei un parere di Agostino. Sulla questione delle interviste post partita mi riservo di commentare e di chiarire ai telespettatori qual è stato l'atteggiamento dell'addetto stampa della Gelbison, che chiaramente con il suo modo poco professionale ha cercato di togliermi la parola. Però commentiamo prima la partita, voglio fare delle domande ad Agostino. Si sono palesati chiaramente degli errori, sia sul primo gol della Cavese, una marcatura di Giordano direi veramente sconvolgente, sapendo che un giocatore come Danna in effetti che rientrava un destro naturale eccetera eccetera, va a chiuderlo a sinistra. Altro aspetto è sul secondo gol della Cosa, le immagini non l'hanno evidenziato, un errore clamoroso di Santo Nicola a centrocampo che perde un pallone che doveva allontanare, su un fallo laterale fanno marcare in effetti un lungaglione e c'è da Desio, quindi la rappresentazione plastica in effetti anche della scarsa concentrazione della squadra e soprattutto, mi permetto di dire, delle disposizioni date dall'allenatore, perché Desio non può andare a marcare un Marcantoni di 1,90 m, cioè proprio è la sintesi delle cose. Poi voglio evidenziare un'altra cosa, la non esultanza di Giordano. A me personalmente ha dato un fastidio pazzesco, tant'è vero che ho commentato su Facebook dicendo: non capisco l'atteggiamento di Giordano, non è esultato pur avendo la fascia di capitano. Cioè esultare dopo un gol significa caricare anche la squadra, quindi questo signore, certo Giordano di Casalvelino, cioè, che gioca con la Gelbison, secondo me è un giocatore che è anche diciamo di una mediocrità assoluta, si permette in effetti di avere questo atteggiamento perché ha fatto la riserva a Cava dei Tirreni. Noi non abbiamo bisogno di questi giocatori, noi abbiamo bisogno di gente di cuore che quando segna un gol importante esulta perché carica i giocatori, che carica l'ambiente. Allora, quando dico che è una squadra priva di personalità, priva di gol, cioè ne ho la conferma in ogni circostanza. Quindi gradirei un tuo commento. No, buonasera innanzitutto e poi cominciamo subito dal commentare il fatto di Antonello. Io l'ho postato anche su Facebook e ho detto che sicuramente non era una mancanza di riguardo o di però comunque era una caduta di stile sicuramente, però Antonello è un ragazzo che è stato a Cava, ha giocato poco, però non esultare in curva, se la sono preso un poco i ragazzi. Secondo me l'esultanza c'è stava tutta, perché in un momento particolare hai la fascia da capitano, anzi devi prendere subito il pallone e portarlo a centrocampo. Sicuramente non è stato bello vedere questa immagine, tant'è che dopo farò vedere ad Antonello l'esultanza di Itri, purtroppo contro di noi, la partita di Iri.
Per quanto riguarda invece, e quindi questa è una cosa che mi ha dato un po' fastidio per la verità. Per quanto riguarda invece la partita, chiaramente sono stati degli errori tecnici sui due gol, sul primo, però c'è anche un po'. Sicuramente c'è anche il merito di Danna, che è un grande giocatore, quindi ha fatto un grande gol. Poi sul secondo c'è un calo di concentrazione sicuro, perché andava il centrale difensivo, doveva andare a chiudere su Variale, che hanno fatto spizzicare il pallone. Ma secondo me sono evidenti gli errori del mister. Il mister, anche se abbiamo fatto un discreto secondo tempo, però senza tirare mai in porta, ma ha sbagliato i cambi, perché Santo Nicola doveva entrare al posto di uno spentissimo Muro. Andava sostituito Torraga, perché il ragazzo aveva dato tanto, aveva dato il cuore, andava sostituito perché non ce lo faceva più, doveva entrare Passaro. E poi secondo me doveva entrare pure un poco per De Luca, però purtroppo si è infortunato Pecora ed è entrato, doveva entrare Manzini al posto di Pecora e non Santo Nicola. Quindi secondo me ha sbagliato i cambi, non ha fatto entrare Manzini, che poteva mantenere un po' a centrocampo e quindi portare a casa questo pareggio, che se vediamo le ultime 3-4 partite, che potevano essere i tre pareggi, tre punti in più, valla a vedere la classifica, vai a togliere i due punti al Roccello, vai a vedere la classifica con tre punti in più dove eravamo. E quindi secondo me ci sono stati degli errori tecnici marchiani del mister. Secondo me con questo mister andiamo sicuramente in eccellenza. Secondo me va esonerato, e la squadra va consegnata a mister La Greca. Poi dirò pure quello commenteremo un poco l'intervista, perché il nostro... No, questa è l'intervista, se permetti. No, la commento. No, volevo dire solamente una cosa, che non è stata sminuita sicuramente la figura di Marco La Greca, che noi stiamo dicendo che già la squadra a posto di Loganza andava consegnata a Marco La Greca, e va consegnata adesso a Marco La Greca, perché solo così ci possiamo salvare. No, ma voglio, all'inizio, quando in effetti è stato ingaggiato Pirozzi, avevo detto che non venga a ballo un altro scienziato. Cioè, qua il problema problema di fondo, che anche lui sostanzialmente è responsabile, stessa stregua di Logarzo, che ha avallato una campagna acquisti nel mese di novembre deficitaria, dove in effetti tutto si è pensato, eccetera, si sono ingaggiati i due di briscola, due di bastoni, due di denari, due di spada, invece di pensare di prendere un asso. Hanno preso Muro, hanno preso... Che cosa servono questi calciatori alla Gelbi? Cioè, se non riusciamo a fare un tiro in porta. Cioè, questo è il problema. I due ragazzi 97 vanno anche bene. Penta, no, i due ragazzi 97, ma ripeto... L'hanno preso solo Muro. Allora, non è una punta, quindi con Muro sicuramente... Il problema non sono gli nessuna parte. Il problema non sono gli under. Sono ragazzi che si devono fare, anzi, ti dirò di più... con la Cavese mi è piaciuto molto Desio, per personalità, per impegno, eccetera. Quindi sostanzialmente è questo. Quello che sono deficitari sono gli over. Non c'è gente di personalità, non c'è gente che può determinare in cambio di marcia. Non hanno in effetti quella capacità di cambiare l'andamento di una partita. Muro è un giocatore assolutamente inutile. Ma poi sai un'altra cosa, lo voglio dire subito, questa invece è mancanza di rispetto, non quella di Antonelli, che era sicuramente una caduta di stile, ma non mancanza di rispetto. Invece la mancanza di rispetto è del mister, perché non si presenta mai in sala stampa. L'ha fatto domenica, l'ha fatto anche con si deve assumere le responsabilità. Lo commentiamo nel momento in cui parleremo di queste cose. Perché qua. La partita di ieri, in sala stampa è andato De Luca. D'accordo. A Leonforte, contro la Leonfortese c'è andato il direttore generale, lui non c'è mai. E allora le domande a chi? No, ma d'accordo. Cioè, il mister si deve assumere le proprie responsabilità. Volevo fare una domanda ai nostri ospiti. Cioè, quando
quando si guarda una partita, e più delle volte uno cerca di capire, di studiare l'avversario, di capire quali sono le caratteristiche dell'altra squadra. Donato, tu che hai visto qualche partita della Gebison, secondo te il mister conosce le caratteristiche dei suoi avversari o va all'impronta, come gli capita? La partita, come, secondo te, come la legge? No, io sono stupito, oggi è 15 febbraio. Noi all'inizio del 2016 avevamo visto un'altra Gelbison, avevamo visto altre partite, abbiamo visto la partita con l'Aversa Normanna che sembrava dare davvero grandi speranze. Poi d'improvviso invece è cambiato di nuovo tutto. Io non sono molto d'accordo col fatto della campagna acquisti, perché è, secondo me, è più un problema di mentalità. Cioè, noi abbiamo visto tre partite che oramai erano pareggiate, perse all'ultimo minuto. Cioè, questo non si può additare alla dirigenza, alla campagna acquisti e tutto, ma è proprio un problema di mentalità. Cioè, negli ultimi minuti c'è qualche calo di concentrazione che ovviamente si stanno pagando. Però volevo aggiungere una cosa su Antonello. Io con Antonello ci ho giocato anche insieme qualche anno fa, e non penso sia un problema di mancanza di rispetto. No, volevo solo dire che Antonello è stato per mesi ai margini della squadra. Ora ha ripreso a giocare, ha preso anche la fascia capitano, cioè non possiamo sapere in quel momento cosa poteva pensare. Doveva scaricare ancora di più la rabbia. Lo so, ma non tutti reagiscono. Se lui fosse stato capitano. Onestamente io non ho mai concepito né giustificato coloro i quali, insomma, giocano con una squadra e poi da ex, insomma, capita loro di segnare e non esultano. Secondo la mancanza di rispetto, lo cavolissile, sta nel momento in cui tu fai un gesto offensivo nei confronti della tua ex tifoseria, in cui sei scorretto in campo, nel momento in cui fai gol e esulta. Anche perché significa caricare un ambiente, significa caricare la squadra, significa che effettivamente tutti quanti carichi. Io questa cosa veramente non la capisco, anche perché essendo partite importanti, essendo, io poi ricordo sempre Gelbison Cavese, no? La storia insegna che sono state sempre partite tiratissime, e quindi nel momento in cui c'è una partita del genere, hai la fascia di capitano, veramente non voglio nulla, non voglio attaccare assolutamente questo ragazzo, però ti devi assumere l'onere e l'onore di portare una fascia. A maggior ragione che hai la fascia, avresti dovuto esultare. Poi è chiaro che sono d'accordo con te quando dici nella mente, dalla testa, non sai che cosa ti passa in quel momento. Sta di fatto però che tu sei capitano e che hai il dovere di caricare la squadra con un gol e con un atteggiamento che sia veramente incisivo. Ciò non è stato, infatti io quando ho visto l'immagine ho visto un'esultanza molto statica anche da parte degli altri. La Gelbison, in un momento in cui ogni partita, come dicevi bene tu, non è possibile perdere tre partite all'ultimo minuto, non è possibile. Cioè significa che non c'è concentrazione, significa, e a questo poi si aggiunge il fatto, e sono d'accordo con Agostino, tu allenatore, nel momento in cui non ti presenti alla conferenza, non ti presenti dopo, e becchi tre gol decisivi in tre lui partite diverse e non ti presenti, cioè veramente significa anche che siamo in una situazione molto delicata. Io non me l'aspettavo neanche io questa situazione. Anche perché magari presentandosi davanti ai giornalisti sarebbe anche un modo per tenere anche i calciatori lontano da pressioni. Non è giusto che si è dovuto presentare Marco a questo momento di tutta la responsabilità, perché effettivamente vedi la differenza. Io Marco La Greca lo conosco perché ci ho giocato e lo conosco, è uno che quelle persone che non si sottraggono mai alle responsabilità, quindi c'è un'assunzione di responsabilità, cosa che questo allenatore non sta dimostrando, e quindi credo, vedi, la mancata esultanza giustificata per noi tifosi assolutamente no, per lui probabilmente è scattato che sia l'ultima volta, insomma, secondo me, io parlo da tifoso.
poteva essere quella, diciamo, quel campanellino, perché molto spesso un gol, segnare un gol con la Cavese, esultare, gasare, no? Gasare gli altri, avrebbe fatto sì, come diceva così, prendi il pallone, porta al centrocampo, non vuoi esultare, ma piglia questo pallone, porta al centrocampo e dai la carica, che sei capita. E ripeto, l'ultima cosa che mi dispiace che ancora Pecora, mi dispiace ancora Pecora, non abbia recuperato la, perché per me, non so se lo condividete o meno, per me il capitano di questa squadra è assolutamente... Vabbè, ma Pecora gli è stata tolta la faccia da qualche settimana fa. Lo spiegavamo... Volevo concludere dicendo comunque... Non è una mancanza di rispetto, no, perché Antonello è un ragazzo. No, io dico come tifoso, no, cerco di portare all'attenzione il pensiero dei tifosi. Allora, io capisco che tu avrai giocato, insomma, in quella squadra, quindi puoi portare rispetto, ma la non manifestazione, la non esultanza non è assolutamente rispetto all'altra squadra. Il rispetto, secondo me, è un'altra cosa. Rispetto è stare in campo, avere un atteggiamento corretto nei confronti dei tifosi, entrambe le squadre, nei confronti dell'arbitro. Questo è il rispetto. Segni ed esulti, poi chiaramente che sia, mi auguro che la prossima volta faccia tanti gol e possa guardare. E quindi concludo rafforzando questo concetto: non si possono prendere 3 gol al 90esimo, non è possibile, significa che la concentrazione non c'è, perché addirittura prende il gol al 90esimo da una rimessa, ok? Da una rimessa su uno che è alto e non lo va a marcare. Chi lo deve andare a marcare? Tutti in aria. La più grave secondo me è stata quella con Roccella, comunque. In casa con una squadra che a pari punti si pareggia all'88esimo, non si può prendere. Però scusami Donato, quella è più grave, però potrebbe avere anche una giustificazione, perché c'è stato un errore di rimessa del portiere. Invece quando la squadra è schierata, io dico proprio più grave, perché cioè, raggiungi il pareggio all'88esimo, non può succedere nulla. Se invece le vai a analizzare, sia quella con la Cavese sia quella che abbiamo beccato ieri, quando la difesa è schierata, allora ci sono non ci sono giustificazioni. Gigino, se mi consenti, voglio soltanto concludere, voglio ancora rimarcare questa cosa: l'allenatore si deve assumere responsabilità. Io non capisco quando, questi qua vengono pagati. Allora, mi fai un assist bellissimo, eccetera. Io ho partecipato a questo, subito dopo la Cavese, su invito della TV di Guendalina, eccetera, a fare delle domande al mister. Arrivo lì e mi trovo Marco Lagrega. Premesso che, con Marco Lagrega ho un rapporto di stima, di amicizia, di simpatia, quindi si è voluto da parte di questo presunto addetto stampa che in effetti ha cercato una giustificazione assurda per chi presume di fare giornalismo sul fatto che io abbia sminuito la figura di Marco Lagrega. Allora io dico, ha detto stampa, di pensare a fare il suo lavoro in maniera completamente diversa. Cioè, l'ha detto stampa deve avere il compito di selezionare in effetti i giornalisti che devono fare le domande e dare la possibilità ai giornalisti di esprimersi nella più ampia libertà possibile. Quindi io non ho voluto sminuire Marco Lagrega. La mia è stata una domanda provocatoria verso Marco Lagrega. E dico di più, ha cercato di interrompermi per non farmi fare le domande. Questo è un atteggiamento che io non accetterò mai. Poi il fatto conseguenziale, che si va a dire che io non ero accreditato, eccetera, eccetera, quando lo sanno tutti sostanzialmente che faccio una trasmissione, che parlo di Gelbison, quindi non ho bisogno dell'accredito, caro Lorenzo, non ho bisogno di farmi accreditare da nessuno, perché se permetti mi accredito da solo, perché io in questa trasmissione, caro amico, ci metto la faccia, quindi non mi nascondo, e né tantomeno impropriamente un addetto stampa fa le telecronache per 105, per cose, eccetera, cosa che non dovresti fare. Se vogliamo andare proprio per il sottile. Quindi l'addetto stampa ha un compito completamente diverso. Ti invito a curare di più il sito, perché riceviamo tante
notizie, perché devi capire una cosa, questa trasmissione sta sortendo un risultato che forse non, nemmeno tu hai capito. Noi facciamo opinione, tu non la fai l'opinione, caro Lorenzo, non la fai, purtroppo è questo qui, non ti permettere mai più nel momento in cui sono io a fare le domande, di interrompermi e di togliermi il mio diritto a fare le domande. Posso? No, devo concludere, aspetta un attimo, questa me la sono riservata da 4 giorni. Va bene. Perché il fatto di dire che non ero accreditato per togliermi la parola è la classica dimostrazione della pochezza di colui il quale vuole togliere la parola e la libertà a colui il quale lo fa per passione verso la Gelbison e soprattutto con onestà intellettuale, non contro Marco La Greca. Altro rimprovero, quando ho detto, visto che Marco era in imbarazzo di queste domande, risponde alla società, era schierato tutto il gota della società. Nessuno ha avuto il coraggio di avvicinarsi. Allora, cari amici, quando si fanno i presidenti, i vicepresidenti, i vicari, i vicepresidenti onorari, i vicepresidenti addetti al mercato, eccetera, eccetera, dovete rispondere alle domande, avete l'obbligo di rispondere, perché i tifosi devono sapere. Quindi Pirozzi, che è un ignavo da come si sta comportando, in effetti, a Vallo non sta facendo bene, ci sta portando sull'orlo del precipizio. E io è questo che volevo dire a Pirozzi, non volevo sapere come stava, perché della sua salute non me ne frego. Quindi Pirozzi viene a Vallo a fare lo scienziato. Noi a Vallo abbiamo una caratteristica, caro Pirozzi, lo sai qual è? Ce ne intendiamo di calcio. E tu non stai dimostrando di essere un intenditore di calcio. Fatta eccezione per Agostino. No, lasciamo stare. Esageriamo. Allora, il discorso del caro Pirozzi, gli dico, guarda Pirozzi, sei venuto a palla, hai spuntato un contratto, ma se sei una persona corretta, dimettiti, perché veramente ci stai facendo sprofondare in un baratro. Cioè senza ritorno, perché non indovini una formazione, non indovini i cambi, eccetera. Ma cosa ci stai a fare? Cioè non indovini, cioè non ho visto, tranne la partita con la Versa Normanna, che forse la Versa Normanna è venuta a fare una gita a Vallo, devo dire così, è venuta a fare una gita. Scusa, io farei la Greca allenatore e tu vice. No, io non ho le capacità di fare il vice allenatore, io ho altre capacità. Allora, il discorso è molto semplice. Io dico che, ribadendo un concetto di Agostino un'altra volta, cioè, la dirigenza della Gelbison è encomiabile perché si è assunto grosse responsabilità, eccetera. Però ho l'impressione che vi manca una cosa. Non capite niente di calcio. Questa è la cosa importante. Questa la settimana scorsa l'abbiamo detto scherzando, eccetera, me ne sono convinto e ve lo dico apertamente in faccia, non vi offendete e mandate qualcuno in trasmissione, perché con le scuse che dovete fare riunioni e non sapete, eccetera, cioè io apprezzo della gente il coraggio, dovete avere il coraggio di dire nella vostra trasmissione non vi mandiamo nessuno perché siete gente che dice la verità. E noi la verità non ce la vogliamo sentir dire. Questo è il problema, cari amici. Non fate meno riunioni, veramente. Perché comprate qualche giocatore. Sembrate una setta segreta, vi riunite sempre. No, ma comprate una punta. Compriamo che me la mette in porta. Noi giochiamo con questi Muro, con questi De Luca, con queste cose, eccetera, che la porta non la vedo nemmeno in fotografia. Lanciamo questo messaggio. Quindi il discorso è molto semplice. Lanciamo questo messaggio al presidente Paolino fammi concludere, poi non farò solo domande. L'anno prossimo. Fammi concludere, perché questa è stata è stata un'offesa mia a me personalmente, perché hanno cercato cose, cioè. Poi nel momento in cui io dico alla mia editrice di non accreditarmi. Io non voglio essere accreditato da nessuno,
Io mi sono accreditato da solo, mettendoci la faccia in questa trasmissione. Non ho bisogno di accrediti, caro Lorenzo. Sia ben chiaro, sia ben chiaro. Io mi presento in sala stampa e farò le domande. E ti prego di non interrompermi mai più, perché altrimenti in diretta ti rispondo come ti sto rispondendo stasera. Okay, scusate lo sfogo, ma le offese personali vanno lavate. Capiamo, e pure i telespettatori capiscono lo sfogo di Cicino, perché in quella sede aveva il diritto di fare le domande, aveva il diritto soprattutto di farle al mister, che poi non si è presentato, a cui auguriamo 100 anni, però a deboli e non a fallo, perché mi auguro che a quando prima si dimetta. Volevo dire solamente questo: mi è dispiaciuto che Lorenzo abbia scambiato questo approccio di Gigino, che non era sicuramente contro Marco, però dobbiamo dire che pure Lorenzo non è un professionista, è un addetto stampa, è un ragazzo che dà una mano, è un addetto stampa alla buona, sicuramente non è un professionista, quindi voglio dire, caro Lorenzo... No, non deve fare il factotum. No, l'unica cosa che dico io, le telecronache per 105, perché lui è l'addetto stampa della Gelbison. Sì, se lo volevo dire, primo assolutamente no. Attenuante di... assolutamente no, sì. Non ci sono attenuanti. Devono mantenere i ruoli. Sei l'addetto stampa della gente. Se non lo sai fare, lo fai fare un altro che ha più capacità. Però non devi fare il telecronista, l'intervistatore, l'addetto stampa, eccetera. No, devi fare il tuo ruolo. Nel momento in cui scegli di fare l'addetto stampa, fai l'addetto stampa, tu cur fai l'addetto stampa, okay, e basta. Sono d'accordo. Io ho avuto anche con Lorenzo, ho avuto anche un chiarimento, perché lui, il ragazzo, poi mi ha detto il fatto. Io ho detto: Lorenzo, però guarda che Gigino sicuramente era là per la TV di Guendalina, quindi aveva tutto il diritto di fare qualsiasi... Ma non mi devi far parlare così, questo è il problema. Qualsiasi domanda... Tu, hai capito? Qualsiasi domanda Però l'unica attenuante per Lorenzo, che non è un professionista, è un ragazzo che dà una mano, e quindi... Non mi interessa. Questa è l'unica attenuante. Però voglio dire pure a Lorenzo... Nemmeno io sono un professionista. Certo, né giornalista, né tantomeno. Però diciamo... Però, diciamo, siccome... Non devono dire che ho bisogno dell'accredito. No. Io non ho bisogno dell'accredito. Mi sono accreditato da neanche, solo. Neanche in banca. Accredito, vabbè. Questi si chiamano bonifici. Cioè, è un'altra cosa. Però, resto, io non ho bisogno di essere accreditato. E dico all'editore della TV di Guendalin di non accreditarmi. E io mi presenterò sistematicamente in sala stampa. Devono avere il coraggio di cacciarmi fuori. Di cambiare orario. Stavo dicendo che c'è stato sicuramente... un errore in buona fede, diciamo, di Lorenzo. Il buona fede si dice, perché non è la vogliamo presumere perché non dice, io la verità la so, dopo te perché la dico. Non è un parliamo seri, perché non è un professionista del settore. Alcune Agostino, sei come al solito, sei democristiano. Non ti sopporto quando fai così. Alcune limature Lorenzo, alcune limature Lorenzo le deve capire. Agostino, non ti sopporto quando sei democristiano. Sei ecumenico, democristiano, non mi interessa. Io assumo le mie responsabilità. Gli dico semplicemente che non si deve permettere di togliermi la parola, limitare la mia libertà. Gliel'ho detto. Non si deve permettere, perché il giornalista ha il diritto di fare tutte le domande che vuole. E poi sostanzialmente mettermi contro Marco La Greca, evidenziando il fatto che io avevo sminuito la figura di Marco La Greca. La prima cosa che io ho detto, che ha sbagliato a dire che tu volevi sminuire Marco La Greca. Quindi perciò dico che allora alcune sfumature ancora non le voglio. Queste sono cose che dico alla società Gelbison, al presidente, ai 50 vicepresidenti che ci sono, eccetera, gli dico: signori cari, andate a fare pure voi, presidente, fai pure tu le conferenze stampa, io le domande le voglio fare a te. Hai capito qual è il problema? Non le voglio fare a Marco La Greca.
Io le domande le voglio fare al presidente, al vicepresidente vicario, al vicepresidente che fa la campagna acquisti. Io devo dar conto sostanzialmente ai tifosi. I tifosi mi dicono di dire queste cose qua, non è che me le invento io. Però l'abbiamo capito allora. Però se la squadra la consegnano, come sto dicendo, a Marco La Greca. Ma ben venga, ma per l'amor di Dio. Solo con Marco La Greca ci possiamo salvare. Con questo allenatore perdiamo 3 partite di seguito che sono fondamentali per noi, una al 92esimo, una al 93esimo, un'altra al 94esimo. E di che cosa vogliamo parlare? Di che cosa vogliamo parlare più? Che questo qui ci sta portando. Allora devo rivalutare lo Garzo. Arrivo a dire l'assurdo, eccoli, rivaluto lo Garzo. Almeno lo Garzo aveva il coraggio di presentarsi, di metterci la faccia. Questo è l'errore che fa il mister. Questa è la verità. Si deve assumere le proprie responsabilità. Allora, ma di che cosa parliamo? Ma per l'amor di Dio, ma noi siamo, cioè, dobbiamo sentirci dire, cioè, che abbiamo bisogno, per poter fare una cosa, abbiamo bisogno dell'accredito. Che poi, tra le altre cose, io nella mia assoluta buona fede non ho voluto prendere per buono l'amico Ugo Schiavo, che si avvicinò dopo aver confabulato con il gota della società a dire: ma tu l'accredito ce l'hai? Gli ho detto: senti, non ti rispondo perché ti voglio troppo bene. Non ti rispondo perché ti voglio bene. Vabbè, questo è clamoroso, se pure Ugo ha detto qualcosa. Certamente sì. Se l'ha detto stampa, che in buona fede. Capisci la credine che io mi porto dentro. Siamo tutti contenti. Ma basta con sta favola che Gino Ruocco c'ha nel Gelbison. Ma quando mai? Che devo essere collaborativo con la Gelbison. Ma che cavolo state dicendo? Ma la volete smettere o no? Comunque. Sentiamo Nicola. Ma la volete smettere o no? Avvocato Botte, che dice? Io onestamente capisco Gigino, perché lo vedo che è mosso chiaramente veramente da una passione, dal tifo nei confronti, e quindi riesce addirittura anche a spogliarsi degli abiti di colui il quale fa la trasmissione e indossa la domenica quelli del tifoso, quindi per cui lo dimostra, e quindi il dispiacere, la rabbia, anche l'incazzatura di Gigino, anche perché vorrebbe che effettivamente la Gelbison andasse meglio, e non facendo risultati e non avendo addirittura la possibilità di misurarsi, di confrontarsi, no? Facendo delle domande a chi è il primo responsabile dei risultati, è qualcosa di grave. Io mi permetto di dire nei confronti della società che è sicuramente una società composta da persone, da ragazzi che cercano di dare il loro contributo, di dare il loro migliore contributo possibile. Sicuramente è una società giovane che ha delle mancanze, no? Perché chiaramente dovrebbe imporsi e dovrebbe pretendere dall'allenatore che lo stesso, dopo aver perduto 3 partite al 90esimo, perché non le ho perdute io, dove avrebbe dovuto imporre e pretendere, forse imporre la parola grossa, ma pretendere sicuramente che il mister andasse in conferenza stampa e si assumesse la responsabilità. E non lo doveva invece fare Marco La Greca, perché io dalle immagini che vedo, Marco ha proprio una faccia di colui il quale sembra l'agnello sacrificato, colui il quale va in conferenza stampa e dice: massacratemi, fatemi tutte quante le domande, rispondo sotto l'aspetto tecnico. È giusto, perché chiaramente non è lui che deve rispondere in altro modo. Sarebbe stato pure opportuno, alla fine non so se c'è stato o meno un intervento di qualcuno dei dirigenti. No, nessuno. Però è chiaro che io, Gigino, con la massima, io vedo che sono questi ragazzi. Scusa, possiamo rimandare l'intervista, per favore, dove io dico, chiedo. Ecco, sta andando in onda. A questa domanda non posso rispondere. Sicuramente, se è stata messa questa formazione, penso che questa sia la migliore formazione da mettere, sicuramente. L'assenza del mister come si giustifica questa conferenza? Si è già dimesso? No, non si è dimesso affatto, ha delegato me, non so per quale motivo. Addirittura. Forse il mister deve rispondere a alcune cose, non è che si deve nascondere dietro. Ma
A questa domanda non posso rispondere. Questo non posso rispondere. Guarda. Io penso che sono qui e ho tutta l'autorità per rispondere, perché sono. Posso rispondere esclusivamente su cose tecniche, su quello che è accaduto in campo. Ma non devi diminuire la persona, cioè, no. Allora, ripeto ancora una volta, rispondo solo a domande tecniche, va bene? Grazie. A rispondere a domande tecniche, sono qui, se qualcuno ha delle domande tecniche sulla partita, sui problemi della società io non posso rispondere. Va bene. Mi sento, no, assolutamente non voglio essere il difensore di nessuno, e soprattutto in questa rete sono un tifoso libero di dire quello che penso. Però io credo che già anche all'interno della società ci sia qualcuno che effettivamente ha molta più passione, voglia e anche si sente in dovere di dover rispondere, però molto spesso non capisco veramente perché ci sia questo isolamento anche nei confronti di una TV che, al di là di una critica che secondo me la nostra o la vostra spesso è una critica, io ritengo costruttiva e non distruttiva, possa effettivamente essere far arrivare tra i tifosi la loro opinione, la loro insomma, capacità di giustificare certe cose. Non è possibile che noi oggi siamo coloro i quali fanno delle critiche non lecite e non corrette, rispetto a chi invece effettivamente rimane in silenzio. Io credo che il tifoso vada rispettato. Ecco, vedi il gol senza esultanza, l'allenatore che non va in conferenza. Allora, noi siamo, se svolgiamo dei ruoli societari, lo facciamo anche perché ci dobbiamo assumere delle responsabilità. La responsabilità è anche quella di dire quello là che è successo. Vedi, io non posso sentire Marco La Greca, con il rispetto che io ho verso Marco, che dice: io questo non so perché non è venuto. No. Se avesse vinto, sarebbe venuto. Se non beccava tre gol, tre partite al 93esimo, sarebbe venuto. Assumiti la responsabilità. Bravo. Vieni pagato per questo, assumiti la responsabilità e facci sapere perché i tuoi giocatori, non la seconda ma addirittura la terza volta, hanno beccato il gol al 93esimo. Questo è quello che vogliamo sapere. Poi polemiche non vogliamo fare, perché siamo affezionati. E se, e concludo veramente, secondo me la Gelbis, onestamente, poi Donato sarà, è molto più bravo di me e conosce meglio i giocatori. Secondo me veramente la rosa della Gelbis non era la rosa che può essere terz'ultima. Cioè io credo onestamente che anche laddove ci sia un limite tecnico, così, sai che cosa dico io? Con maggiore cattiveria, con maggiore rabbia, con maggiore capacità di concentrazione, tu tenevi tre punti in più. E non so, la cosa grave, sai qual è? Che non devi dire soltanto che tu tenevi tre punti in più, ma addirittura le ultime due, tipo il Roccella e l'ultima, avevano due punti in meno. Quindi tu, certo, un punto in più e un punto in meno, stiamo parlando uno a mettere, due a togliere, insomma, stiamo parlando tra voi. Quando dicevamo che il pareggio delle volte questo vale una vittoria. E l'ultima cosa per drammatizzare un attimo, Pirozzi fa anche da cattivo esempio, perché non si è presentato. La stessa cosa poi ha fatto Mancini ieri sera. Quindi ha visto che Pirozzi non si è presentato. Mancini è in silenzio stampa. Mi collega. Prego a questa tua ultima osservazione. Vi ricordate Mourinho quando l'Inter non andava bene? Era il primo a metterci la faccia. Cioè, prima parlavamo di Antonello, la caduta di stile abbiamo definito quella di Antonello. Questa invece è proprio una vera e propria mancanza di rispetto. Bisogna assumersi le responsabilità. Noi siamo stati i primi ad elogiare Pirozzi dopo la partita con l'Aversa Normanna. Aveva fatto un gran lavoro, abbiamo visto un grandissimo gioco. Ora è il momento anche di assumersi le responsabilità dei fallimenti di queste tre sconfitte clamorose.
Ma dirci la sua, farci capire perché, qual è il problema della squadra, se ci sono dei limiti, su che cosa si sta lavorando. Nicola, il calo di tensione della squadra, il perché si verifica. E l'avremmo anche potuto a un certo punto forse giustificare, no? Oggi noi stiamo parlando senza sapere che cosa sta succedendo. Ripeto, l'unica cosa, giusto per chiudere questa cosa, questo sfogo, scusatemi, forse anche i toni un po' accesi, però l'ho vista, credetemi, come una limitazione alla mia libertà. E quindi quando nella normalità dei casi qualcuno si permette di limitare la mia libertà di parlare, io divento irascibile. Quindi anche stasera, forse, scusatemi se sono stato un attimino sopra le righe, però ricordatevi una cosa, mi ritengo una persona che nella vita ha fatto sempre della propria libertà un emblema. Quindi non personaggetti così che si permettono di limitarmi sbagliano completamente, perché sortiscono un effetto contrario, quello di aizzarmi. E quando mi aizzo, sostanzialmente divento anche un attimino cattivo. Questa è la fine di tutto il discorso. E dico semplicemente, giusto per chiudere questa cosa qua, che domenica io mi aspetto una forte reazione da parte della gente. E voglio vedere una squadra che entra in campo con la schiuma alla bocca. Non voglio vedere i Giordano, che sostanzialmente forse la televisione, l'emulazione è un fatto negativo, il cuore è un'altra cosa. Chiudiamo qui il discorso. Benissimo, chiudiamo questa prima parte e poi analizzeremo la giornata di ieri con i risultati e le classifiche, prossimo turno, Cavese, Agropoli e Gelbison.